Allora, ora voi mi spiegate per quale fenomeno incredibile e soprannaturale Baby Kroll a casa dei nonni dorme sempre, sempre. E a casa della mamma? Vero amore? E io sto pure parlando forte e lui dorme. Monellino. Niente. Ho detto lui dorme. Io qua non ho niente che fare. A casa avrei un miliardo di cose da fare. Qua invece sono schifarata. C'è una bella luce. E un bel panorama. Mi sono messa qui a farmi un po' di sopracciglia. E ho detto che fa, non lo devo girare un video. Che tutte le circostanze sono favorevoli. E quindi ho detto video chiacchiericcio. Questo specchio è pericolosissimo perché ti metti qua e cominci. A papà sta mia madre, non si fa, non ti spremere. E anzi l'ho messo dal lato non ingrandito. Questi specchi così sono deleteri, deleteri da buttare. Meno male che a casa non ne ho. Però ogni volta che vengo qua è perfetto per le sopracciglia, ma è terrificante per il viso. Anzi devo dire che il viso per ora ce l'ho perfetto, solo l'allattamento. Forse l'allattamento smuove gli ormoni, smuoverà qualche cosa. Per cui praticamente non ho un brufolo da tanto tempo. Ora vuoi dire che l'ho detto e mi verrà il brufolo? Sicuro, sicuro. Chiacchiericcio, chiacchiericcio, ma di cosa dobbiamo chiacchiericciare? Stiamo cercando di farlo abituare a uscire più spesso. Comunque, la macchina devo dire che è buono. Io ho comprato finalmente un giochino, un sonaglino, perché ancora non aveva completamente giochini, perché pensavo che fosse ancora piccolo. Invece a quanto pare si annoiava già e ho dovuto comprare un giochino che è proprio carino. Ma che continui a ciucciare? Che hai ciucciato fino ad adesso? Ciuccia nel sonno. E quindi il sonaglino a quanto pare serviva. E poi ho cominciato a guardarmi i video su YouTube per ispirarmi e trovare dei giochi o delle attività da fare con i neonati, che i neonati vanno intrattenuti praticamente a un certo punto. E ho trovato un video di un'altra youtuber che è molto graziosa, si chiama Indago e Vaniglia. Penso che sia anche un'educatrice, non lo so, voi la conoscete. Ho guardato i suoi consigli e penso che siano utili, quindi comincerò a sperimentare qualcosa e poi vi faccio sapere se sono validi o comunque se sono ideali per Riccardo oppure no. Ormai sto imparando ad accontentarmi con le mie ore di sonno. Di giorno sono tutta grintosa, mi prendo un caffè, mi prendo qualcosa che mi risveglia e affronto tranquillamente tutta la giornata. Però la cosa terribile è la notte. La notte, se qualcuno ha dei consigli per la notte, anzi comunque mi sto appunto, dicevo, abituando. E stanotte per la prima volta, forse ho allattato l'ultima volta alle 11 e poi alle 4, sono un sacco di ore. Persona intrusa. La prima volta, può essere che ci stiamo avviando verso l'era del miracolo e dormiremo tutta la notte. Sarebbe fantastico. Non lo so che cosa è successo, però forse abbiamo un piccolo dubbio che nella Next to Me lui sia scomodo. In effetti ho letto alcune recensioni di alcune ragazze che lo dicevano, che dicevano che avevano comprato un altro materasso. E questo è un problema, perché non ho intenzione di comprare un altro materasso, perché nel letto, in effetti a casa della nonna dorme nel lettone, ridi amore, a casa della nonna dorme nel lettone e quindi potrebbe già essere un fattore che incide. Avete consigli sul lettone? Eccolo, no, mi ha parlato troppo. E ne approfitto per sponsorizzare mia sorella allora in questo video chiacchiericcio, dato che non ho niente che fare. Mia sorella, Aurora D'Amico, e vi metto il link in info box, deve creare un nuovo video, un videoclip del suo singolo, ha bisogno di essere sostenuta e supportata e per questo ha creato dei pacchetti fantastici dove ci sono dei gadget, dei regali, dello stesso disco, tutto venduti, e intanto voi sostenete la sua campagna. Quindi vi invito a sostenerla perché la sua musica è molto bella, veramente, non sono di parte. Detto questo video chiacchiericcio si conclude e vi saluto. Ciao ciao!